E infatti qui è troppo strozzata. Wow! Sono alla centrale dei laghetti di Nogno. Il posto di trasferimento che ho fatto fino adesso, tutto sulla condotta, è un po' un avvicinamento semplice a quella che è una delle salite più complesse, una delle sette estreme. È proprio una concezione nuova, diversa dell'utilizzo delle bike, quindi non più solo il motore che ti trascina in alto per poi divertirti in discesa, ma il motore che ti permette di fare salite, di fare percorsi che altrimenti non riusciresti a fare con una muscolare, sia per pendenze che per difficoltà. L'obiettivo è quello di arrivare in cima, possibilmente mettendo il piede giù il meno possibile, spingendolo il meno possibile. Magari ad alcuni punti mi fermerò, vedrò di studiare le traiettorie, le vedremo assieme durante il video, e sicuramente sarà faticoso ma molto molto divertente. Adesso è il momento di andare, ci vediamo dopo, ciao! Game begin. Via veloci, ok. E qua è un po' rischioso. Ok, partenza numero 2. Via. Quando si arriva in queste curve, a volte è meglio alleggerire. Anche andando magari a eco. Ok, quindi tanto franano gli alberi e bisogna passare in questo modo. Diciamo che con un'elettrica non è mai il massimo. Opla. Chi dice che con l'elettrica non si fa fatica? Dovrebbe provare queste cose qua. Ci vogliono anche questi tratti. Così si respira anche un attimo. A volte può anche essere necessario lavorare col telescopico, abbassare leggermente per abbassare un po' il baricentro e riuscire in questo modo a governarla meglio. Andiamo! Sentiamo il tornante. Anche qua è bene guardare sempre avanti per cercare di capire cosa c'è ed evitare così questi errori. Qua
possiamo anche lasciare un attimo la bici e vedere. È un tratto lungo, dritto, con questi gradini. Bisogna riuscire a allargare bene la curva, vedete? Cosa che non ho fatto io adesso. Entrare il più possibile già in presa veloce per alleggerirli meglio. Perché se si entra un po' lenti, la ruota dietro poi scivola. Adesso riproviamo, così c'è modo di vedere. Prendiamo un po' di rincorsa, allarghiamo il più possibile e giù. Ok. Qui vale la pena prendere un attimo fiato, bere anche, perché trascinarsi su un'elettrica qua non è proprio il massimo. Purtroppo bisognerebbe prendere la rincorsa da lì, ma quest'albero ce lo impedisce. Per cui c'è da partire un po' più avanti. Ma non è semplice. Giù di un paio di rapporti e speriamo prendiamo fiato. Anche qua è tutto dritto, i gradoni sono un po' più accentuati soprattutto là in cima, ma il problema è che è più sconnesso. In discesa l'inerzia ti porta a volare sopra i sassi e in salita un pochino meno. Poi non si riesce a partire molto bene qua. Proviamo a partire in questo modo. Vedete, non riesco a far velocità. Proviamo a salire di un rapporto. Il problema è che poi bisognerebbe cambiare sotto sforzo e non è mai il massimo. Quasi niente, vediamo se si riesce a partire da qua. Purtroppo, come vedete qua, è tutto smosso, qui non ci sono i tre builder a lavorare. Ho fatto un po' di tentativi anche nei giorni scorsi, ma niente. Per adesso questo rimane off limits. Qua si può ripartire e via.
questo è un bellissimo tiro questo. Game over. Ok, arrivati.